È il tentativo di unire un po' diversi ambienti come appunto la musica, la valorizzazione del territorio, perché si è scelti il BIM, ha scelto in particolare dei comuni che hanno sofferto già con il terremoto e poi con la pandemia. A questo si è unito la recitazione e la musica grazie al conservatorio. Poi io come associazione, insieme a Roberto Di Donato e al maestro Paci come rappresentante del conservatorio, siamo già alla seconda, terza iniziativa di questo genere, unendo musica e teatro, e si è pensato di spostare il tutto con questa iniziativa concordata insieme al presidente del BIM. L'intento appunto è quello di valorizzare i territori. È un'iniziativa che parte qui, ma non è una tantum, avrà uno sviluppo, si aumenteranno i comuni. Insomma, è un qualcosa in divenire. Per quanto tempo e dove? Allora, i comuni adesso non ce li ho presenti tutti quanti, c'è Torricella, Castelli, Isola del Gran Sasso e Penna Sant'Andrea. Sono quattro giusto per iniziare. Poi, come ripeto, il prossimo anno si provvederà ad aumentare, perché questo è già più un esperimento più che altro.